Iniziamo la nuova stagione, ci siamo lasciati l'ultima volta per la presentazione di Meo Sacchetti, che rappresentava una svolta epocale dopo 5 anni di grandi successi con un allenatore come Piero Bucchi, però come abbiamo detto era il momento di cambiare per tutti, era il momento di cambiare perché il progetto Brindisi deve continuare e continuerà con grande passione, con grande competenza da parte degli addetti ai lavori, da parte di grande competenza della carta stampata, di tutti i giornalisti, perché io credo che la cosa che più mi fa piacere probabilmente in questi ultimi 6 anni, voi miei, ma vostri che seguite le gesta della New Basket, sono 10-11 anni, credo che siamo cresciuti tutti, non solo sotto il profilo anagrafico, ma sotto il profilo delle esperienze, delle emozioni vissute, di quello che ha rappresentato questa squadra per Brindisi, per chi vive fuori da Brindisi, per chi ha viaggiato ogni domenica in trasferta a seguire questi ragazzi, qui ne abbiamo una grande rappresentanza, cosa hanno rappresentato alcune vittorie, cosa hanno rappresentato alcune sconfitte, io lo dirò fino a quando farò parte della squadra, ma fino a che rimarrò un grande tifoso di questo sodalizio, la sconfitta in gara 4 con Reggio Emilia, siamo andati a un passo dall'essere le semifinaliste di un campionato nazionale. Penso che come tutte le cose belle che si vivono le si apprezzeranno con il passare degli anni, come quando uno vede i propri figli crescere e poi si ricorda quando erano ragazzi e ti viene il magone, però apprezzi il fatto che siano arrivati a quell'età e che tu sia stato un buon padre per farli arrivare a quell'età. Quindi credo che questo amore tra Brindisi e tra i tifosi, tra la società, tra gli imprenditori e tra la dirigenza sarà un qualcosa che continuerà ad andare avanti, perché noi vogliamo fare una grande stagione, una stagione nuova, nuova soprattutto con i nuovi giocatori, con un nuovo progetto, però parte con un'idea ben precisa. Prendiamoci subito la cosa più importante che c'è a Brindisi in questo momento, la Serie 1. Andiamo a salvarci subito, andiamo a mettere dietro di noi tante squadre, perché per una città come Brindisi la salvezza deve essere il campionato che deve vincere Milano o chi per loro. E poi andiamo a divertirci in tutti i campi italiani e non per portare avanti con orgoglio il nome di Brindisi. Quindi questa è la premessa, perché vorrei fare chiarezza su quelle che sono le intenzioni della società. Abbiamo fatto una squadra giovane, abbiamo preso i rookie che tutta Italia cercava e Alessandro e Meo sono riusciti a convincerli a venire a Brindisi negli Stati Uniti quando avevano parecchie richieste anche da altre squadre europee, però hanno preferito puntare su Brindisi. Quindi questo significa che siamo conosciuti, che iniziano a capire i giocatori che venire qui significa crescere. Se andiamo a vedere i giocatori che sono passati negli ultimi anni, ovviamente non tutti, perché non si può avere la fortuna di prendere tutti i grandi giocatori, i nostri, anche l'altro giorno leggevo il pivot che prendemmo al posto di Simmons, è un passo da andare in NBA. Noi quando l'abbiamo visto qui avevamo in mente Simmons e dicevamo che non era un grande giocatore. Dyson non ne parliamo, e tanti altri che sono passati. Quindi la storia continua del basket da 45 anni, credo che Didi mi possa confermare, sono 45 anni del basket a livelli altissimi. Noi negli ultimi 6 abbiamo segnato un percorso importante e lo vogliamo portare avanti. Quindi si parte col Memorial Pentassuglia, che è stata la prima idea di questa società. Ricordo qui una conferenza stampa per la presentazione del Memorial, eravamo noi, i ragazzi dei club,
e qualche appassionato. Forse la gente non credeva che saremmo arrivati dove siamo arrivati, che avremmo fatto 6 edizioni di seguito. Per ricordare il grande Elio, per ricordare la persona che forse è stato quello che ha insegnato e ha trasmesso ai Tritisini la passione per questo sport e che ci ha portato tutti a diventare grandi appassionati di basket, e grandi anche perché Brindisi è una città dove c'è una grandissima competenza di basket, quindi credo che tutto sia iniziato con Elio ed è bello ricordarlo ogni anno, è bello ricordarlo con affetto, con la sua simpatia, con la sua competenza. E per me è un grande orgoglio dire che oggi siamo alla 6ª edizione e mi spiace che non riusciamo ad organizzare più come abbiamo fatto in passato un quadrangolare di altissimo livello. Ricordo l'ultimo, quello con Milano, Sassari, Noè e Caserta, ma purtroppo logisticamente parlando paghiamo dazio e dall'anno prossimo ci adopereremo per ritornare nella formula delle 2 giornate, perché sicuramente rende più onore ad Elio e rende più onore alla Pallacanestro Brindisina. Sarebbe bello ritornare a farle in 2 giornate con un'esibizione sul lungomare di pallacanestro per portare i ragazzi, per portare i giovani, perché sono i giovani che sono la grande speranza del futuro brindisino. La rabbia nel non avere una nuova struttura dipende soltanto da quelle che potrebbero essere le nuove passioni da far accendere nei cuori dei brindisini, perché noi abbiamo, e siamo felici di averli, tutti quasi riconfermati gli abbonati degli anni passati, ma non abbiamo un ricambio generazionale, non abbiamo un nuovo nucleo che, come quando ero ragazzo io che mi ci portava mio padre negli anni 80, salivamo sui gradoni ed andavamo con i nostri amici e i nostri compagni di scuola. E quindi questo è un problema che affronteremo in un secondo momento, però la nostra casa è questa e la nostra casa oggi inizia a cambiare, leggermente connotati, perché questa bellissima sala stampa che abbiamo organizzato 6 anni fa con le foto un po' della storia brindisina avrà un nome, e avrà un nome molto caro alla Pallacanestro Brindisina, e avrà il nome di Antonio Corleanò, al quale credo che... i figli di Antonio e Antonio Junior a venire qui a fianco a me, perché mi farebbe veramente... Quindi questa sala stampa prenderà il nome di Antonio Corleanò, perché Antonio se lo merita per la passione, per la voglia che ha avuto di condividere un progetto con la dirigenza di allora. Ho avuto il piacere di conoscere Antonio come amico, come imprenditore, e poi abbiamo condiviso il suo ultimo anno da presidente, dove chiacchieravamo la sera quando ci si vedeva qui agli allenamenti. E non dimenticherò mai il primo giorno che accogliemmo Piero Bucchi, eravamo intimoriti, veniva l'allenatore che aveva fatto le finali scudetto l'anno prima, l'allenatore dell'Armani, e io ero lì quasi paralizzato. Antonio fece 2-3 battute, vabbè, ora ci sono i ragazzi, non le possiamo dire, ma comunque iniziò subito a far capire che siamo gente che semplice, che siamo gente che ama la pallacanestro e che siamo gente che non raccontava fesserie ma che voleva fare pallacanestro ad altri livelli. Quindi veramente un ricordo piacevole quello di Antonio per me, per i brindisini e per soprattutto i figli, per il nipote, si continua nel loro segno, e ora vi faremo vedere la targa che andremo ad esibire appena l'iter amministrativo del comune sarà ultimato per dare l'ufficialità al fatto che questa sala sarà intitolata alla memoria di Antonio. Io vi ringrazio, ho terminato, vi dico che ho delle belle sensazioni nel vedere allenarsi i ragazzi. Vi invito a venire a vedere gli allenamenti, vi invito a comprare dei grossi corni, perché la sfortuna continua
a incidere sulla nostra squadra, perché gli infortuni non finiscono mai, però penso che prima o poi finiremo di pagare il dazio alla dea bendata e di iniziare veramente a farli giocare come sanno e come li vuol far giocare Meo, che ha una grande voglia di rimettersi in gioco. Non vediamo l'ora che arrivi il 2 mattina. Apriremo il campionato italiano a mezzogiorno con la partita di Sky. Questo da un lato ci dispiace perché non giochiamo nella solito orario, però questo vi deve far capire come l'Italia guarda Brindisi, come l'Italia guarda questa società, e se viene aperto il campionato italiano con Brindisi Trento significa che qualche bella cosa, partendo da Antonio e arrivando a noi, l'abbiamo fatta. Grazie. Siamo qui per le vostre domande, soprattutto lascio la parola. Chi vuol parlare di voi? Gianluigi. Buonasera. Io ringrazio il presidente Andomarino, perché sin dall'inizio questo era un mio desiderio personale, che poi ho condiviso con i miei fratelli, con mia moglie. E Nando è stato insieme a Carmen Vesco, che è una nostra collega, e da cui è partita l'idea subito dopo la morte di papà. Nando si è dimostrato una persona sensibile, una persona disponibile, una persona che ci ha creduto e che materialmente ha fatto qualcosa per e che rappresentava poi la sua seconda casa. Io vi ringrazio e ringrazio ancora il presidente Nando Marino. Ciao a tutti, io non volevo parlare perché so. Mi manca da morire e niente, io vorrei solo ringraziare Nando per questa cosa qui e niente, perché poi vedo qua tutta gente che non a livello lavorativo ma di giornalista presidente era proprio amico di mio padre, Antonio, Romeo, Damiano, un po' tutti quanti, vi voleva bene un po' a tutti quanti e manca veramente tanto, forse con questa sala stampa verrà, si ricorderà ancora meglio il nome di mio padre. Grazie a tutti quanti. Io vi ringrazio e adesso scopriamo la targa che metteremo qui fuori e poi c'è un regalo bellissimo che Damiano Tasco fa alla famiglia Corleone, una foto meravigliosa. E si parte, un altro applauso ad Antonio e buon basket a tutti. Una bella stagione di sport dove speriamo di toglierci qualche soddisfazione e mi fa piacere, vedo un ambiente finalmente tutto di amici. Grazie. Sì. Se possiamo fare qualche... Tanto un affettuosissimo ricordo di Antonio, ha detto bene il figlio. Noi eravamo legati ad Antonio non soltanto, non esclusivamente da ragioni di carattere professionale, perché personalmente io e Checco, lui abbiamo vissuto momenti indimenticabili, dalla Serie B al massimo campionato. Ma Antonio è una persona straordinaria sul piano caratteriale, della generosità, dell'affetto, della cordialità, e per me è stata una perdita pesantissima, immagino per voi. E quindi lo ricordo, lo ricordiamo tutti con grandissimo affetto, siamo orgogliosi che abbiate tutti quanti insieme deciso di dedicare questa sala stampa a lui, così avremo con noi sempre Antonio, sempre la sua presenza, la sentiremo costantemente. Grazie. E intimamente, grazie per questa, grazie. Per questa decisione. Presidente Marino, in bocca al lupo per la stagione che sta per cominciare, ho letto di novità dal punto di vista delle sponsorizzazioni, che significa capacità di incidere ancora sul piano del marketing, novità importanti che vi danno forza, linfa, sostanza economica. Possiamo aggiungere qualcosa su questo fronte delle sponsorizzazioni? Ma su quello delle sponsorizzazioni stiamo
lavorando in maniera importante, c'è il nuovo responsabile Andrea Panigliulo che si sta dando un grande affare e ha già chiuso un paio di aziende. Il mio sogno per dare un senso a tutto quello fatto, tutto il lavoro fatto negli anni passati, e quello che dovremo fare è che Brindisi debba diventare la squadra nella pallacanestro, la squadra della Puglia, cioè noi dobbiamo investire su tutto il territorio, dobbiamo sdoganarci, dobbiamo andare su aziende che vengano ad investire attraverso la pallacanestro per essere conosciute in Puglia e in Italia. Non possiamo più andare, tra virgolette, a rompere le scatole ai soliti amici che ci danno la pubblicità perché amano il basket e sono amici dei soci di Nando e di via dicendo. Noi dobbiamo iniziare a diventare adulti in questo senso, dobbiamo crescere, e per crescere è ovvio che dovremo iniziare subito a porre le basi per il futuro con l'Ener. C'era una famosa pubblicità, noi io la dico sempre, no Enel no party, cioè se non c'è l'Enel da queste parti non si va avanti. Quindi il nostro contratto è in scadenza il 30 giugno e stiamo iniziando a parlare con la società, perché io credo che l'Enel abbia dato tanto al basket brindisino, però credo che abbia anche ricevuto tanto. Infatti quello che io mi sto permettendo di dire in maniera anche forte in certi aspetti è che oggi l'Enel deve guardare a questa sponsorizzazione come un'opportunità di marketing, dove è su Sky, dove è su Rai, dove è su Gazzetta dello Sport, Gazzetta, tutti i siti, ovunque si parli di pallacanestro, c'è il logo Enel. Questa pubblicità è nata con degli altri aspetti, invece oggi noi l'abbiamo resa virtuosa, l'abbiamo resa famosa. Oggi quando parli di Enel, parli a Enel, di sponsor del basket. Ho conosciuto a Bologna, per caso in un ristorante, uno della famiglia Bartolini. L'azienda Bartolini è stata ceduta, il primo sponsor della Lega 1. E lui mi ha detto, ma lo sai che dopo 40 anni ancora dicono Bartolini quelli del basket? Quindi è quello che... C'è ancora il manifesto. Sì, quindi è quello che noi nel nostro piccolo, è chiaro che il colosso Enel non ha bisogno di Brindisi, però Brindisi ha contribuito a farla forse diventare più simpatica, non solo Brindisi, ma anche a livello italiano. È quello che a me dispiace, perché per ciò che loro anche spendono nell'ambito del marketing nazionale, con... sponsorizzazioni di grandi eventi, e ciò che noi abbiamo dato in questi anni in termini di risultati, di lavoro svolto, credo che si possa parlare con l'azienda romana per fare un nuovo contratto virtuoso e poter far sì che questo sogno, io lo chiamo così, questo sogno chiamato pallacanestro a Brindisi non cessi mai. Grazie. Possiamo? No, visto che ci siamo, vorrei sapere se in prospettiva cullate ancora il sogno, la speranza che qualcosa cambi in questa struttura o che nasca una nuova struttura. So che è una domanda imbarazzante per chi ha vissuto in giurisprudenza. In giurisprudenza si dice mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Allora, prendo atto. Antonio, non inquadrare. Vabbè. E questo è un regalo che penso che avrete a casa con grande piacere.